Cupertino, partenza, È una grande emozione, è una cosa che stavo aspettando, insomma, un sogno, un culmine di una carriera che si avvera. Adesso festeggeremo le prime ore e poi ci mettiamo a lavorare per il Politecnico. Per qualche ora, almeno diciamo in attesa dello spoglio dell'Università di Foggia, è il rettore più giovane d'Italia. Che effetto le fa? Sì, io ci stavo pensando adesso a questa situazione. Certo, è il segno secondo me di un cambio nell'università italiana che serve. Dobbiamo ridurre l'età media dei docenti universitari, è giusto che le persone siano aiutate a raggiungere quanto prima dei ruoli dirigenziali, anche nell'università. Servono idee nuove, forze nuove, bisogna lavorare in modo tale da far crescere l'Accademia in Puglia. Io spero di riuscire a portare la mia esperienza, un po' il mio entusiasmo anche legato alla mia relativa giovane età, insomma, mi avvicino alla cinquantina, qui tanto giovane non mi ritengo. Il primo passo da rettore adesso bisogna fare una scuola di governo che sia inclusiva. Adesso al netto ci lasciamo alle spalle questa competizione elettorale, per la quale ringrazio tutti i colleghi che ci sono cimentati con me. Ora bisogna mettere insieme le forze del Politecnico che vogliono lavorare per continuare a farlo crescere. Veniamo da un periodo di grandi successi del Politecnico, sarà impegnativo confermarli e migliorarli, ma questo è il nostro obiettivo. Tempo fa, fino a 2 anni fa, si discuteva di un progetto del Politecnico della Puglia, mettendo insieme un po' tutte le energie, ma ci sono dei margini per costruire delle collaborazioni di questo tipo? È un'ipotesi che è allo studio, c'è un gruppo di lavoro che sta cercando di capire quali possono essere le prospettive. Noi dobbiamo cercare di rafforzare il polo tecnologico pugliese e quella può essere una delle strade da percorrere.